bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ore 19.30, buona domenica innanzitutto, ben ritrovati in questo 19 marzo, festa del papà. Allora facciamo un augurio a tutti i papà che ci stanno seguendo. Parleremo ovviamente di quello che è successo oggi pomeriggio sui campi di calcio per quanto riguarda le squadre della nostra regione. La prima parte sarà dedicata al Pescara, ma lo vedete in alto nei vostri teleschermi, un occhio e un orecchio anche allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dove il Teramo sta battendo nettamente il Gubbio in questa che è una gara fondamentale per le sorti della formazione di Guido Ugolotti. Siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda il primo tempo. Doppietta di Caidi, gol su rigore di Marco Sansovini. Marco Sansovini che ha anche fallito un calcio di rigore quando eravamo ancora sul 2-0, ma avremo modo e tempo anche con i collegamenti dallo stadio Bonolis di approfondire questo primo tempo. Io vi ricordo che per interagire con noi il numero di SMS è sempre lo stesso, il 392 623 7060. Lo vedete, anche se adesso si è leggermente accavallato con Teramo Gubbio, ma insomma lo conoscete perfettamente il numero di SMS. Scriveteci per farci delle domande, l'hashtag Abruzzo del pallone per chi utilizza Twitter. Una buona serata in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao ciao, buonasera a tutti voi. Buonasera. Una buona serata anche a William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti. Un'altra giornata amara per il Pescara. Vediamo i numeri della giornata di campionato. Si sta giocando ancora Udinese Palermo, con l'Udinese che sta vincendo 3-1 dopo l'iniziale vantaggio del Palermo. Atalanta, Pescara 3-0, e dunque altra sconfitta per la formazione di Zeman. Bologna Chievo 4-1, Cagliari Lazio 0-0, Crotone Fiorentina 0-1. Oggi ad ora di pranzo Empoli Napoli 2-3, ieri Milan Genoa 1-0, la Juventus batte la Sampdoria 1-0 con gol di Quadrato. Ieri pomeriggio Torino Inter 2-2. E come detto Udinese-Palermo 3-1, questa sera il posticipo è tra Roma e Sassuolo alle 20.45 prima della sosta di campionato che ci porterà agli impegni della nazionale maggiore contro l'Albania. Vediamo anche la classifica. Di fatto per quanto riguarda il Pescara è cambiato nulla, i biancazzurri rimangono all'ultimo posto a quota 12 punti, la classifica comandata dalla Juventus a quota 73, le ultime tre di fatto non muovono, o perlomeno nel caso del Palermo non stanno muovendo la classifica, si rimane più o meno tutti sulla stessa purtroppo barca che va verso la Serie B. Facciamo così, andiamoci a vedere in un paio di minuti la clip delle immagini più belle di Atalanta-Pescara di questo pomeriggio, poi rientriamo, andiamo a Teramo e iniziamo con i commenti di Atalanta-Pescara. La clip.
E dunque purtroppo altra sconfitta per il Pescara, ne parliamo tra poco, ma si è chiuso il primo tempo allo stadio Bonolis di Teramo Gubbio, 3-0. Andiamo dunque in collegamento dallo stadio Bonolis, Ania Cantagalli, per il resoconto di questo primo tempo. Buona serata Ania, è un primo tempo come non ci aspettavamo, al di là di ogni più rosea aspettativa. Assolutamente, il Teramo sta trovando in questo primo è mancato forse fino a questo momento di stagione, una squadra cattiva che ha cambiato il sistema di gioco dal 3-5-2 al 4-2-3-1 e che in vantaggio meritatamente sul Gubbio per 3-0 con doppietta di Caidi al 13° e al 33° il difensore bianconosso ha segnato, poi c'è stato il rigore trasformato da Sansovini al 26° del primo tempo, Sansovini che ha fallito invece un altro calcio di rigore al 31° sempre di questa prima frazione con il portiere Volpe che ha indovinato la traiettoria dell'attaccante del Pescara che aveva indirizzato la sfera nello stesso punto e qui aveva calciato anche il primo tiro di rigore. C'è anche da notare il fatto che il Gubbio gioca in 10 uomini perché Spighi è stato vero e proprio spina nel fianco per la parte sinistra della difesa ospite, con Zanchi che ha rimediato in occasione dei due calci di rigore che poi sono stati assegnati dal direttore di gara, due cartellini gialli che quindi gli sono costati l'uscita dal campo. Quindi il Gubbio in 10 con Maggi che ha già effettuato il primo cambio, ha fatto entrare un terzino, Petti al posto di un attaccante, Tavernelli. Gubbio che fino a questo momento si è fatto vedere solo con un tentativo di Casiraghi al 24° quando il risultato era ancora sull'1-0, un tentativo di Casiraghi che è stato bloccato in due tempi da un contestato Narciso, ovviamente da parte dei tifosi ospiti, essendo un ex di questa sfida. Di contestazione poi magari ne parleremo ampiamente più tardi, Jacopo, perché c'è molto da dire in questo primo tempo e anche della vigilia di Teramo Gubbio. Insomma, Ania, velocissimamente viene da dire, se il Teramo avesse giocato 30 partite contro il Gubbio, considerando il 3-0 del primo tempo e il 5-1 dell'andata, chissà dove sarebbe. Esattamente, magari sarebbe in quella zona playoff che forse qualcuno, anzi molti si aspettavano per questa squadra all'inizio del campionato, zona playoff che poi pian piano ovviamente è svanita visti i risultati che non sono arrivati, visti i risultati odierni le altre, vincere è obbligatorio quest'oggi per il Teramo e diciamo che nel primo tempo c'è stato l'atteggiamento giusto da parte della squadra per cercare di far propria questa partita fondamentale, crocevia che lo stesso Ugolotti ha definito nella vigilia da dentro e fuori per il cammino futuro del Teramo e per la salvezza magari ancora diretta in Lega Pro. Grazie Ania, allora rientriamo, ovviamente buon secondo tempo, tra un po' torneremo da te per avere altri aggiornamenti. Rimaniamo adesso invece su quello che è accaduto questo pomeriggio, William, un'altra sconfitta ma era nelle previsioni, purtroppo, perché l'Atalanta, se vediamo anche la classifica, insomma, quest'anno sta facendo un campionato che con la salvezza non c'entra nulla, in zona Europa League, dunque perdere a Bergamo poteva starci. Certo, cominciano a delinearsi anche dopo la straordinaria vittoria contro il Genoa, questa squadra continua a fare sempre qualche passetto indietro ogni settimana. Al di là di infortuni e problemi vari, sei d'accordo? D'accordissimo, sono con te Jacopo. Il problema è che siamo di fronte a una squadra che ha collezionato anche oggi l'ennesima sconfitta, mi pare 11 di seguito, e quindi
la quarta dell'era Zeman, con 2-0 a Chievo, 3-1, 3-1, tanto 4-1 dell'Udinese con il Palermo. Sì, sì, ma queste sono le quattro squadre proprio che meriterebbero di essere retrocesse tutte e quattro, a cominciare dall'Empoli per finire con Pescara, insomma. E credo che siano le squadre veramente più deboli che si... non fanno nessun risultato nonostante la corsa sull'Empoli dovrebbe essere una corsa fondata su almeno un pareggio ogni tanto, no? Niente, tutte sconfitte meritate peraltro, perché il Pescara ti chiedono, col cambio ti chiedono, mi dici che senso può avere andare in Serie A e fare questo campionato, o meglio buoni campionati di B per 30 anni? Ma non per 30 anni, io l'ho sempre sostenuto che noi siamo una realtà di Serie B. Il Pescara, ha una squadra di calcio che può fare la Serie B, anche in, era fatta anche in maniera onorevole, perché abbiamo anche grandi Serie B, delle promozioni in Serie A, ma la Serie A non è alla nostra portata, non c'è niente da fare, a cominciare da Scibiglia, dai quattro Marinelli eccetera, poi Paterna, lo stesso Capacchietti che con Angelillo conquistò la Serie A, poi una volta arrivati in Serie A c'è questo blackout, proprio perché non abbiamo la forza economica, non l'abbiamo mai avuta la forza economica di tentare di rimanere in Serie A, e quindi non c'è niente da fare. Il telespettatore dice meglio fare la Serie B, no, la Serie B la facciamo come campionato più consono alla piazza, più consono alla piazza, poi però uno si deve prendere anche qualche promozione, perché ci sta. Sì, ma allora praticamente facendo la Serie B tu ti sei divertito in tutte le volte che abbiamo conseguito la promozione, certo, in Serie A, esatto, quindi quello dicevo, abbiamo fatto degli ottimi campionati, abbiamo conquistato anche i playoff, e quindi è la nostra realtà. Per quanto riguarda la Serie A, è doveroso andare in Serie A e fare la Serie A per risanare i bilanci, perché altrimenti, con tutti gli esempi che vediamo di squadre che spariscono dal calcio, vicino a noi ci sono il Lanciano, il Chieti eccetera, quindi voglio dire, è salutare la promozione in Serie A. È chiaro che non puoi svenarti perché non hai soldi, i contributi che riesci ad avere, perché peraltro sono anche dilazionati nel tempo, questi contributi servono per la sopravvivenza del calcio a Pescara. E poi è inutile, se arriva il cinese di turno con che tanti, non arriva, tanti soldi, e che magari si innamora del Pescara e fa uno squadrone in Serie B e poi in Serie A fa i ritocchi necessari per affrontare un campionato difficile come quello della Serie A, allora ben venga questo cinese, ma noi cinesi non sono arrivati. È complicato. E quindi voglio anche dire, perché, perdonami, queste nuove proprietà si rivolgono rispetto a piazze che hanno prospettive di sviluppo, faccio l'esempio di Milano, ma potrebbe essere anche Roma, in cui non trovano solo una squadra di calcio, trovano... Sono tante componenti che fanno sì che poi da parte di chi investe del denaro abbia diciamo la convenienza per farlo. Io ricordo Zamparini era presidente del Venezia, il Palermo era in condizioni veramente pietose, si mise d'accordo con il Comune di Palermo e disse: mi date in comodato d'uso dei terreni per mettere i miei supermercati MZ e io vi faccio la squadra per tornare in Serie A. E così è stato. Però voglio dire, ognuno poi deve avere un ritorno, quindi è inutile che stiamo qui a parlare di che cosa. Peraltro, ripeto, indebitarsi è difficile anche con pochi soldi fare la squadra. Quest'anno, per esempio, c'è stato
ci sono state le dichiarazioni di Oddo che mi hanno veramente lasciato molto perplesso, perché era la stessa squadra dell'anno scorso con nomi come Baebek, che praticamente poi si è rivelato un giocatore inutile, perché praticamente anche pur essendo bravo però non ha giocato mai. Quindi voglio dire, una Serie A affrontata con la squadra dell'anno scorso senza la Padura, senza Torreira, con giocatori diciamo che alcuni dei quali forse fanno fatica anche in Serie B, e vogliamo rimanere in Serie A. Allora, la Serie A serve per avere quell'ossigeno, caro amico, quello che ha scritto nel messaggio, serve per un anno di, diciamo, di transizione, un anno di passione, chiamiamola così, per i tifosi, e che praticamente però serve a rimpinguare le casse e a cercare di fare calcio e dare continuità al Pescara come squadra di calcio, perché chiaramente ha una storia non indifferente. Tra un po' sentiamo Zeman. Rapidissimamente ti volevo chiedere, proprio in virtù del ragionamento che hai fatto, sembra quasi che questa il Pescara, ma ci possiamo mettere dentro anche delle altre squadre, sia una sorta di A2. Magari in grossa difficoltà quando fa la Serie A, poi in Serie B invece è una squadra che si propone sempre ad alto livello. Jacopo, la Serie A è fatta con tutte queste squadre, è un campionato che perde di interesse perché le retrocessioni sono già avvenute da tempo, che sì, sono le tre squadre che sono ultime in classifica. Può succedere qualcosina così, ma sono quelle le squadre più deboli. Le altre sopravvivono a metà classifica, e per quanto riguarda il vertice siamo sempre con la Juve che domina, e con il Napoli, la Roma, che ti devo dire, la Lazio che ogni tanto fa degli exploit. Però voglio dire, diventa monotono, un campionato monotono. Questo allora, assolutamente. Come diceva Berlusconi, si dovrebbe fare un campionato europeo a cui partecipano le migliori squadre nostre, e poi il calcio nostro, nostrano, diciamo, ce lo gestiamo noi con la Serie B, composta da giocatori che peraltro non fanno nemmeno spendere molto alle società, perché anche il costo dei giocatori, i cartellini dei giocatori hanno un costo troppo elevato, per cui c'è la differenza fra società ricchissime che praticamente comprano i giocatori per toglierli alla squadra concorrente. Ma questo lusso noi non ce lo possiamo permettere, assolutamente. Poi ci si mettono anche gli errori, che gli errori sono quelli fanno che parte... commettono quelli che operano, e quindi è chiaro che io non voglio adesso assolvere pienamente la società per la campagna acquisti, per come ha gestito inizialmente questo campionato, perché sono stati commessi degli errori gravi, oppure c'è stata superficialità da parte di un allenatore che pensava veramente di poter affrontare la Serie A rassicurando anche, credo, il presidente su quello che sarebbe successo poi in campionato. Ci andiamo a sentire, ma perché stiamo parlando di un Pescara che è stato costruito per ritornare in Serie B, Peppino? Ma perché stiamo parlando di un Pescara che è stato costruito per ritornare in Serie B? Io non credo che fosse questo nelle intenzioni, però le cose sono chiare. Però se ne siamo accorti tutti, dai, su. Sì. Io quando Oddo fece quella dichiarazione, io assolutamente non sono un disfattista, uno che praticamente vuole mettere in dubbio le dichiarazioni di altri che sono addetti ai lavori e quindi ne sanno molto più di me. Però si vedeva chiaro e tondo che era una squadra debole, dai, su. Oppure si fidava sulle altre squadre che magari erano più deboli della nostra. Però le Crotone, Palermo e Empoli poi effettivamente hanno rispettato questo, ed ecco perché forse c'è amarezza, ed ecco perché ci scrivono. Certo. Quest'anno il Pescara non ci ha neanche provato, perché oggettivamente per la conformazione e soprattutto per il cammino
cammino delle ultime di campionato, forse mai è stata così aperta la possibilità per una squadra come il Pescara, magari inanellando una serie di risultati, di centrare la salvezza. Comunque ne parleremo tra un po', però prima ci dobbiamo ascoltare cosa ha detto Zeman al termine della gara persa contro l'Atalanta. Lo ascoltiamo. Ma io commento che, a parte che abbiamo incontrato avversario superiore a noi e noi purtroppo non siamo riusciti a prendere le misure, però era difficile perché l'Atalanta è sicuramente un buon momento. Il discorso è che poi se ci facciamo pure gol da soli, tipo primo gol, è una botta sul morale della squadra, sulla mentalità. Ma io spero che ancora viva, ma io ripeto, noi dobbiamo cambiare atteggiamento tattico, poi abbiamo limiti anche tecnici, ma quello si può superare con organizzazione della squadra. E noi non riusciamo a sviluppare un gioco che si legge, che si capisce che cosa vogliamo fare. La prima partita con la sua gestione è stata una vittoria eclatante e che lei con molta onestà ha ammesso che non poteva essere certamente soltanto merito suo. Poi ci sono state queste altre quattro sconfitte consecutive. Come vede lei il finale di questo campionato? Ma io spero che qualche altra partita vinceremo. È normale che la prima partita abbiamo fatto gol dopo 3 minuti, quindi anche moralmente la squadra ci vede che si può anche giocare per vincere. Poi altre partite abbiamo preso sempre gol e dopo gol non abbiamo saputo reagire. Io spero che qualche partita andremo in vantaggio e ritroveremo entusiasmo. 3-0, a parte che è pesante, poi è vero che hanno fatto altre occasioni dove poter fare gol, ma io ripeto, il primo gol che ce lo siamo fatti noi perché la palla era nostra, e terzo gol c'è differenza, anche 1-0 perdere sarebbe un po' più accettabile da squadra, e penso che 3-0 ci butta di nuovo giù e dobbiamo risollevarci. No, io l'ho fatto per noi, nel senso che Crescenzi in settimana è stato goleador, nel senso partiva, si buttava, a me in questa squadra manca quello che propone perché vuole fare gol. Giochiamo sempre di schiena alla porta e non arriviamo mai a concludere. E lui è uno che in settimana, anche se è terzino di ruolo, però mi serviva per buttarsi. Poi purtroppo è rimasto sempre sulla linea, anche lì, dalla linea laterale, gol non si farà mai. Queste le parole di Zeman, l'ultima parte era dedicata alla posizione di Crescenzi, oggi avanzato, ha detto però poi è rimasto di fatto sempre sulla linea laterale, nonostante, intanto se non erro, quarto gol del Teramo con Alessandro Di Paolo Antonio, e allora tornerei solo per un attimo allo stadio Bonolis per questo poker del Teramo. Ania! Sì, settimo minuto della ripresa, Jacopo, seglato Alessandro Di Paolo Antonio, il quarto gol per il Teramo con un bellissimo destro a giro dalla parte sinistra dell'area, che quindi ha portato il Teramo su 4-0 sul Gubbio, ripresa che era già iniziata con un buon atteggiamento da parte dei biancorossi. Poco fa c'è stato un palo esterno colto da Sansovini e poi adesso il gol, il quarto per il Teramo, firmato da Di Paolo Antonio. A te. Grazie Ania. Dunque, partita in cassaforte per il Teramo, a meno di un recupero prodigioso che avrebbe il prodigioso del Gubbio, ma in 10 contro 1. Barcellona ce n'è uno solo. Di Barcellona ce n'è uno solo, hai ragione. Diciamo di Crescenzi, hai sentito, in settimana l'avevo visto goleador e poi invece durante la partita è stato sempre sull'esterno, sulla linea laterale, da lì non si fa gol. Però questo, William, non è un po' smentirsi, cioè un Crescenzi che è un terzino fare l'ala, per uno come Zeman che è abituato... Vuol dire che siamo alla frutta proprio, nel senso che se devo scegliere io allenatore per fare gol un terzino che si butta, ma sì, io credo che si debba buttare, però insomma
fino a un certo, fino a un certo punto, perché la squadra deve avere degli equilibri, no, assolutamente non ci siamo. Zeman è arrivato in ritardo, lui praticamente ha detto che oggi il primo gol ce lo siamo fatti da soli, e Zeman deve sapere che nell'arco di tutto il campionato ce ne siamo fatti di gol, e quindi niente, lui ha creduto di poter fare, non fare brutta figura, perché lui è un furbacchione, non è che ti venga, non ti dirà mai, anche perché la squadra poi magari si demoralizza, e quindi lui ha scelto l'idea di portare avanti il discorso salvezza, anche se c'è pochissima possibilità di salvarsi. Però voglio dire, vuole fare bella figura anche per motivi personali, perché prende in mano una squadra che è ultima e magari fa bella figura, ma quale belle figure finora non ne abbiamo fatte, perché è 2-0, 3-1, 3-1, 3-0, mi pare che prendiamo tanti gol, non tiriamo in porta, e mi pare che sia... il bilancio di questa avventura di Zeman per il momento è estremamente negativo. Tra un po' sentiamo il grande ex che sedeva sulla panchina dell'Atalanta, Giampiero Gasperini. Andrea, però io volevo chiederti, tu che oggi ci hai raccontato la partita insieme al nostro Paolo Renzetti durante Diretta Stadio, la sensazione di qualche deciso passo indietro probabilmente sta nella passività con cui una sconfitta matura oramai per questa squadra. È chiaro che le motivazioni spesso fanno la differenza e ci siamo, però un po' troppo rassegnata al fatto che anche oggi arriverà una sconfitta, ecco, non so se mi sono spiegato bene. Sì, ma ormai insomma nella testa dei giocatori che se ne possa dire, la retrocessione è acquisita, molti di questi giocatori non giocheranno nel Pescara il prossimo anno, c'è gente come Verre ha già la testa alla Sampdoria, quindi cosa si può chiedere a questi? Sì, di onorare la maglia, ma se non ce l'hai dentro, se non hai il fuoco dentro, c'è poco da fare. Ma io non mi spiego. Allora, è vero che ora ci sono tante assenze, di nuovo il parco delle assenze è notevolmente ampio, però è pure vero che, ecco, un giocatore come Verre possibilmente sarebbe il caso di lasciarlo in panchina, di vedere all'opera altri giocatori. Brugman ad esempio, io continuo col discorso di oggi, perché non far giocare Brugman, che insomma oggi mancava Bruno, poteva giocare Brugman, e al posto di Verre poteva giocare Muntari, che invece ha giocato al posto di Bruno, cioè da metodista, non è il suo ruolo principale, forse è spiegato lì perché Muntari fisicamente non è ancora non è che non è al top, siamo ancora in condizioni probabilmente di impresentabilità, come ha detto oggi lo stesso Enrico Rocchi, ma io condivido perfettamente, in settimana ha anche rilasciato interviste, l'abbiamo visto anche da vicino, Muntari non è un giocatore che può scendere in campo a questi livelli. Sarà anche il centrocampista che ha vinto il triplete, che ha giocato con Inter, Milan, Udinese, ma non è presentabile in questo momento. Però voglio dire, al posto di avere un giocatore come Verre che con la testa non c'è più, oggi si poteva giocare con Brugman e un giocatore come Verre o come Kubas a completare il centrocampo, cioè mettere giocatori che forse hanno qualcosa da dare a questo campionato, come oggi mettere in campo un giocatore come Crescenzi e penalizzare altri elementi lì in attacco che si potevano schierare come Muric e come Castanos, non ci risolvevi nulla, ma sono giocatori d'attacco anziché Crescenzi. Però Zeman ne fa una questione di adattabilità ai movimenti che lui vuole, siccome Crescenzi in settimana ha fatto questi movimenti e gli altri no, Crescenzi è stato premiato. Ad esempio di Bajbek ha detto venerdì in conferenza stampa, Bajbek lo vedo come attaccante esterno, però non deve fare guardalinee, significato che non fa i movimenti, non ha ancora assimilato quei movimenti che Zeman chiede, ma dopo tutto si allena in gruppo, certo, da poco tempo. Però qualcosa si può fare, probabilmente qualcosa Zeman può fare per mettere dentro giocatori un po' più motivati. Per il resto parliamo di una squadra che è già rassegnata alla retrocessione, noi ora ci sforziamo di trovare degli argomenti e questo può essere un argomento, però quando una squadra è già condannata,
non è che si possa trovare chissà che cosa nello spirito di gruppo. Vero è che ora arriverà il Milan, poi ci sarà la trasferta di Empoli, poi le due casalinghe con Juventus e Roma. Ecco, saranno partite quasi sicuramente perse anche queste, però contro Milan, Juventus e Roma credo che i giocatori, anche quelli che l'anno prossimo non saranno a Pescara, vorranno fare bella figura e cercheranno di onorare al meglio l'impegno. Ma è un palcoscenico, Andrea, è un palcoscenico la Serie A che deve essere assolutamente sfruttato da chi scende in campo. Sì, ma se Verre William ha già firmato con la Sampdoria, no, e il Pescara non si può non gli salvare. Serve. No, sono perfettamente d'accordo, tant'è vero, prima a microfoni spenti parlavamo proprio dell'utilizzo di Brugman, che sicuramente è un giocatore molto più tecnico, William. E quindi è inspiegabile Brugman. Può essere un regista. Noi giochiamo senza regista, andiamo così a organetto davanti e dietro, sì. Senza, cioè, è stato provato Muntari, ad esempio, dice Zeman, Muntari ha vinto il triplete, può in campo, può dare un certo spirito, però Muntari in quel ruolo che cosa ti può dare? Non ma mai questo giocato. Ruolo con Oddo, sai chi l'aveva assunto almeno per due giornate? Pepe. Ti ricordi quando aveva creato, diciamo, quell'entusiasmo, sì, anche sì. Nel pubblico? Nella trasferta di Roma. Esatto, lui praticamente, poi si è spento così, certo, quell'entusiasmo. Sì. Perché poi che se era sei inferiore e perdi le partite, sono situazioni di entusiasmo estremamente fugaci. Però ecco, perché basati su nulla. Però certo. quello che non mi spiego è qualcuno oggi diceva, se non sbaglio Paolo Sinibaldi nel corso dell'intervento telefonico, Brugman è un giocatore più da fraseggio corto, Zeman vuole uno che verticalizzi. Siamo d'accordo, ma se fino all'altro ieri giocava Bruno e continuerà probabilmente a giocare Bruno, che non è neanche un regista, ma è un giocatore di rottura, allora ci metti Brugman, ma veramente questo per parlare di qualcosa di tecnico, perché davvero sì, perché non ci sarebbe nulla. Sì, perché non si sa più di che cosa bisogna parlare, perché l'evidenza è proprio assolutamente, infatti da casa ci scrivo, mi chiedo se si debba ancora continuare con un giocatore in campo che non hanno nulla da chiedere a questo campionato e iniziare allora, a pensare al futuro campionato di B, e poi parleremo anche di questo ragazzo. Allora, Koulibaly, le figuracce non si possono fare, si possono lanciare giocatori come ad esempio Koulibaly, però neanche si possono mettere 4-5 primavere in campo, è ma inaccettabile anche no, questo. Ma una volta distillare... però è una... certo, sono certo. Giocatori nostri, Fiorillo per esempio, farlo giocare Fiorillo. Ma perché non deve giocare questo ragazzo? Butta, se non così, un'annata prossimo... senza nessun motivo, anche se Bizzarri oggi ha fatto due parate, ma pure Fiorillo ha fatto delle parate, no? Importanti. Certo, assolutamente. Ecco, una cosa, sì, ecco, sì. Se vogliamo aggiungere qualcosa di ancora concreto, oggi ci diceva Enrico Rocchi nel collegamento che Gilardino, siccome si parlava di una sua risoluzione del contratto, Gilardino invece ha chiesto di restare per la Serie B perché vuole dimostrare il suo valore ed è propenso a rimanere in riva all'Adriatico per affrontare il prossimo campionato di Serie B. Questa sarebbe, se a Zeman va bene, una ottima notizia, perché Gilardino non è un giovane come piace a Zeman, però è un giocatore in Serie B col modo di giocare di Zeman, potrebbe garantire 20-25 gol. Sì, sì, almeno. Vabbè, questo per il prossimo anno sono cose praticamente che è una cosa importante, perché comunque Gilardino in Serie B, voglio vedere quanti Gilardino ci sono, probabilmente c'era un messaggio che se Maurizio può rimandarlo, perché si parlava di Muntari e Brugman, non so. Sì, Muntari non è Maradona, ma molti tifosi oggi hanno detto che Muntari è migliorato rispetto all'esordio. Brugman è 5 anni che deve esplodere. Non ci voleva mica tanto a migliorare dopo l'esordio, che ha perso un pallone che ci è costato, sì, un gol a centrocampo, senza rincorrere l'avversario, senza fare nulla. Dai, su. Sì, ma di sì, che stiamo parlando? Ti interrompo, William, perché ci andiamo a sentire. Il grande ex della gara, Giampiero Gasperini, intervistato per noi da Paolo Renzetti. Ascoltiamo cosa ha detto anche sul Pescara, vediamo. Giampiero Gasperini, quella con il Pescara non è stata per lei una partita come tutte le altre. I tifosi ricordano quel Pescara di Galeone, Re ricorda l'esperienza in riva all'Adriatico, dove si è sentito a casa, crediamo. Assolutamente, 5 anni indimenticabili. E ancora adesso comunque mantengo rapporti con la città, con tanti amici, con tante persone, e comunque è sempre piacevole per me tornare a Pescara quando è possibile.
Che effetto le fa vedere questo Pescara malinconicamente ultimo in classifica e con quasi due piedi in Serie B? Beh, mi dispiace perché la stagione scorsa era stata veramente importante, mi aveva dato entusiasmo e forse un po' la storia del Pescara, magari in Serie A fa fatica a rimanere, poi però ritorna a essere competitivo in Serie B. Io spero che insomma un altro anno possa ripresentare una squadra di nuovo forte che possa ritentare la scalata. Lei quest'anno a Bergamo sta compiendo quasi un miracolo e dire che all'inizio della stagione, ci corregga se sbagliamo, la sua panchina è un po' scricchiolato. Certo, non è stato un buon inizio, però ho avuto la fortuna, la stima di poter ripartire e di avere il tempo per lavorare, e poi dopo sta venendo fuori una stagione sicuramente la migliore di sempre di questa società. L'ultima in settimana Zeman ha speso belle parole per lei, ha detto Gasperini è uno che capisce di calcio e soprattutto è bravo a lavorare con i giovani, e il settore giovanile dell'Atalanta di ragazzi ne ha tanti. Sì, noi siamo tutti bravi a lavorare soprattutto con i buoni giocatori, se poi sono giovani ancora meglio. Comunque è vero che il settore giovanile dell'Atalanta è sempre stato molto valido, con tanti ragazzi insomma che hanno fatto carriera. Io qui ho trovato un bel gruppo di ragazzi e per me è stato facile da un certo punto di vista, ma è importante lanciarli e avere delle risposte. Salutare per chiudere davvero i tifosi del Pescara, che augurio fa alla formazione biancazzurra per il futuro? Ma intanto di fare un bel finale di campionato, di ancora tante partite. C'è il Milan tra due settimane all'Adriatico, una vostra concorrente in questo momento? Beh, questo è fondamentale, che faccia una gran partita, un gran risultato col Milan sicuramente, quindi Pescara tutti allo stadio a sostenere contro il Milan, anche perché quando c'ero io giocava ai Gullit e Van Basten, questa è una squadra forse un po' più battibile, no? E comunque spero veramente, al di là dei vantaggi personali, che il Pescara riesca a fare delle belle gare, finire bene il campionato e prepararsi nel modo migliore alla prossima stagione. Gianpiero Gasperini, che effetto ti fa? Insomma, tu che il vero. Intanto, quinto gol del Teramo col Gubbio, gol di Ivan Speranza, il capitano. Intanto, sono contento per i tifosi del Teramo che finalmente hanno una grossissima soddisfazione. L'unico a esultare ogni domenica, ci dicono, sei tu che vedi sempre più vicino il tuo traguardo, la Serie B, la tua dimensione. Eh sì, anche è vero. Quindi, praticamente. Che stavo dicendo? No, di Gianpiero Gasperini. Gian che sei un galeoniano. Il capitano, stagione indimenticabile, disputata con giocatori delle giovanili, Camplone ed altri che praticamente con Catuzzi magari non giocavano, come tanti che poi si sono rivelati giocatori, diciamo, importanti, ma era il gruppo e il gioco a zona che allora era praticato da Lidolm e dall'allenatore della Roma, si chiamava Lidolm, sì, Lidolm faceva un tipo di zona. E l'altro allenatore, quello della Roma, che è stato anche allenatore lui della Roma, faceva praticare un gioco a zona che... Cioè, adesso mi stai tirando fuori copiato una battuta che è presa in prestito da un film celeberrimo. Sì. Vabbè. Come si chiamava? Ma adesso me lo ricordo, tra poco ve lo dirò. Va bene. Niente, Gasperini è rimasto legato, anche se Gasperini è andato via con qualche polemica, perché ricordo che l'allenatore era Reia, che aveva preso la squadra dopo che Castagnieri era stato esonerato, dopo un risultato eclatante 7-0 a Torino. Erickson, mi scrive Andrea Costanzini. Erickson, scusate, ma ci siamo. Senti, William, a coppio un paio di
di sms che sono arrivati e chiedo, siccome lo chiedono anche ad Andrea, una valutazione. A te chiedono se hai visto lo striscione che c'era oggi contro il presidente Sebastiani, e Andrea chiedono a te, non l'hanno inquadrato, anche a me, che cosa ne pensiamo del fatto che la piazza non voglia Sebastiani. Sì, ma in realtà sotto questo punto di vista bisognerebbe quantificare questa piazza. Esatto, perché poi non è detto, che è chiaro che ci sono molti scontenti, però poi da qui a dire che la totalità, insomma, ce ne passa parecchio, Andrea, vero? Ma mi viene da pensare che Sebastiani, Campitelli e chiudere le due principali realtà professionali più importante come blasone a livello dilettantistico, dovrebbero aggiudicare, insomma, da quello che dicono i rispettivi tifosi, tutti quanti andare via. Effettivamente poi i risultati di questa stagione sono molto negativi per le squadre abruzzesi, però che dire, dobbiamo sempre tenere presente che queste sono persone che garantiscono calcio a un livello importante per ciascuna delle piazze in questione. È vero che l'Aquila ha avuto questo problema della retrocessione, probabilmente all'Aquila veramente siamo giunti a un momento di passaggio di proprietà anche per via delle ultime dinamiche, però le proprietà di Sebastiani a Pescara e Campitelli a Teramo sono proprietà tuttora forti, anche se logorate quest'anno da risultati che vanno da un lato alla retrocessione, dall'altro lato a una, non dico retrocessione, ma comunque una salvezza che, se arriverà, sarà estremamente sofferta. Però voglio dire, Sebastiani è il proprietario del Pescara, ha le quote di le azioni di maggioranza, c'è stato questo abbozzo di trattativa, semmai c'è stata, con Iannascoli. Se Iannascoli dovesse alzare il prezzo, probabilmente si potrebbe ridiscutere, perché poi, se non c'è, lo abbiamo già detto, se non c'è la necessità di vendere, l'unico motivo per cedere, per chi vende, è avere un prezzo che ti gratifichi e anche tanto. Ma se c'è l'urgenza, di vendere, le cose cambiano. Posso farti una domanda, Andrea? Sì. Ma secondo te, perché parliamo sempre degli striscioni contro Sebastiani, di quelli che magari lo chiamano Pinocchio, eccetera, eccetera, ma i veri i motivi validi per cui si chiede che un presidente vada via dopo aver conseguito anche dei risultati, perché parliamoci chiaro, diciamo, i fatti sono controllabili alla luce dei risultati fatti, abbiamo sicuramente un bilancio positivo per quanto riguarda la gestione Sebastiani. Allora, qual è il motivo, o quali sono i motivi? Posso provare a tradurre il motivo? Si chiede che Sebastiani vada via. Il motivo è: quest'anno, da un punto di vista dei risultati sportivi, la retrocessione imminente, e poi il fatto... No, ma la storia è precedente. Il fatto che Sebastiani, agli occhi dei suoi denigratori, speculi sul Pescara, cioè che ci guadagni. Cioè, questo è il motivo per cui chi vuole Sebastiani fuori dalla Pescara Calcio continua a contestarlo, perché dicono che speculi sul Pescara, che ci guadagni. Questo è il nocciolo della questione. Poi dopo ognuno la vede a modo suo, però chi lo denigra per questo, almeno questo si è capito. Beh, ho capito, ma sono motivi validi per cui uno deve lasciare il Pescara. Poi l'alternativa qual è? L'alternativa in questo momento, allora, come controparte, è stata Danilo Iannascoli, allora, se arriva a livello di ultima trattativa, poi... No, ma quella è una trattativa, diciamo, effimera, perché praticamente già il Presidente aveva detto che stava su livelli oltremodo superiori a quelli offerti da Iannascoli e dal suo gruppo. Quindi è stata inutile quella... diciamo quel tentativo di acquisire le quote. Però voglio dire, io potrei capire una contestazione che peraltro dura anche quando i risultati erano validi. Durante il campionato, William, di Otto, l'anno scorso, scusami, la realtà... c'è stata la contestazione a Sebastiani, sempre. È vero, è vero. Sempre. Anche lo scorso anno era contestato, nonostante la squadra sia andata in Serie A. Ma la realtà è che i presidenti normalmente hanno i cicli, quindi quando prendono la proprietà sono comunque osannati o ben visti. A dispetto dei risultati, quando passano degli anni,
la piazza li contesta, poi li può contestare per questo motivo piuttosto che per quest'altro. Qualunque sia il motivo, c'è sempre una rappresentanza della tifoseria che contesta, quasi come se fosse normale dover per forza cambiare la proprietà perché ci si stufa forse. Però purtroppo lo vediamo in tanti posti. Lo so, William, io non sono per nulla d'accordo con questo modo di vedere le cose. Ma secondo te si può gestire? Assolutamente no. Cioè, l'amore per una squadra. No, però purtroppo, l'amore per una squadra, per la maglia, così come si dice, da parte del tifoso, deve essere superiore a qualsiasi. Sì, deve essere a prescindere. Azione personale, antipatia. Perché sennò veramente ci si fa male da soli. Ragazzi, vi devo interrompere perché dobbiamo vedere il prossimo turno, poi dobbiamo parlare di Serie D. Vediamo il prossimo turno, che sarà non la settimana prossima ma tra due settimane. Adesso c'è la pausa, il Pescara giocherà all'Adriatico contro il Milan, e sarà una partita che, quantomeno per il fatto che arrivino i rossoneri, sicuramente potrebbe richiamare il grande pubblico. A Milano facemmo una bella partita, sì, con Oddo. Esattamente, e poi sarà il ritorno di Gianluca Lapadula allo stadio Adriatico e vedremo se questa volta Montella lo farà giocare o comunque subentrare, cosa che non fece all'andata, facendo un po' storcere il naso a più di qualcuno. William, compratelo tu il Pescara, ti dico, se lui potesse tu te lo compresti subito. Ma Verre, dal giorno che è stato ceduto, ha tirato i remi in barca. Verre non è nemmeno una fotocopia dello scorso anno, poi quando gioca in Under 21 è sempre eccellente. Purtroppo questo è sempre il solito problema di motivazioni, che è inestricabile e inestirpabile. Volevo fare un saluto al mio amico William Carosella, che mi regalò un libro su Giovanni Galeone, che questo signore o signora ha ancora. Vabbè, se lo perdi te lo ridò. Sì, assolutamente. Grazie William per essere stato in nostra compagnia. E speriamo che 15 giorni possano essere salutari per evitare le brutte figure, perché adesso lo scopo è quello di evitare brutte figure. Prima di andare in pubblicità, un salto allo stadio Bonolis, 5-0 del Teramo. A che minuto siamo, Ania Cantagalli? Siamo alla mezz'ora, Jacopo, come hai detto tu, 5-0 per il Teramo in una gara ormai in cassaforte per i biancorossi. Ricordiamo che il Gubbio è anche in 10 uomini, la squadra di Ugolotti sta praticamente in questo momento controllando la partita, perché dopo il gol di Speranza realizzato dagli sviluppi di un calcio d'angolo non ci sono state più emozioni di sorta né da una parte né dall'altra, quindi Teramo in controllo e in vantaggio, 5-0 alla mezz'ora della ripresa. A te. Grazie Ania, allora ci fermiamo, pubblicità, e poi continueremo a seguire la gara del Bonolis, ma apriamo la pagina amplissima dedicata alla Serie D. A tra poco. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Eccoci rientrati, seconda parte dedicata alla Serie D dell'Abruzzo del pallone, ma torniamo per un attimo a Teramo. C'è stato il sesto gol del Teramo contro il Gubbio. Ania Cantagalli, Ania. Sì, Jacopo, sesto gol del Teramo firmato da una torrete di Marini, che da un cross dalla destra di Sales ha incornato praticamente verso la sua porta, firmando il 6-0 del Teramo, quando siamo giunti ormai al 39esimo di questa ripresa qui al Bonolis. A te. Quindi doppietta di Caidi, Sansovini, Di Paolo Antonio, Speranza e autorete di Marini, giusto? Esattamente, esattamente. Perfetto. Oggi difesa in grande spolvero da parte del Teramo, con Sansovini che ha firmato la sua nona rete stagionale e Di Paolo Antonio che è tornato al gol col suo marchio di fabbrica, un tiro a giro di destro dopo diverse gare in cui era rimasto a secco l'esterno biancorosso. Ti chiedo perdono, se puoi ricapitolarci a che minuto siamo? Puoi ricordarci a che minuto al siamo? Al 40esimo in questo momento. 40esimo. Quindi 5 minuti più recupero, di fatto il Teramo torna alla vittoria, lo fa anche largamente. Una buona serata al direttore sportivo dell'Avezzano, Stefano De Angelis. Buonasera direttore, ben buonasera, ritrovato. Buonasera.
Oggi a seguire la partita dell'Avezzano c'è la nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Vediamo i risultati e le classifiche partendo dal girone F, ovviamente, che ieri ha visto l'anticipo tutto abruzzese tra San Nicolò e Pineto. In realtà hanno anticipato anche San Marino e Vispesaro 0-0, Alfonsina e Jesina 2-1, Castelfidardo Samorese 0-1, Civitanovese Campobasso 0-3. La Fermana vince in rimonta lo scontro diretto contro il Matelli, che in un Recchioni stracolmo di entusiasmo, perché la Lega Pro è sempre più vicina. 1-1 tra Monticelli e Agnonese, come detto ieri 1-1 tra San Nicolò e Pineto, 0-0 tra San Marino e Vispesaro. La Vastese perde in casa con delle polemiche che poi ascolteremo contro il Romagna Centro, ma di fatto esce dal lotto playoff. Insomma, è un momento un po' così per la Vastese. Vediamo la classifica dopo 27 giornate di campionato di questo raggruppamento, con la Fermana che, come vedete, sale addirittura a più 11 sul Matelica e di fatto mette in cassaforte la promozione diretta nella terza serie nazionale. Il Matelica aveva oggi, per provare a riaprire un po' i discorsi, portarsi magari vincendo a meno 5, invece con la vittoria della Fermana, neanche il pareggio, con la vittoria dei Canarini sale addirittura scende a meno 11. Vispesaro 45, San Nicolò 44, San Maurese 40. Qui si chiude il lotto playoff. Poi ci sono Agnonese e Romagna Centro 37, Vastese e Campobasso 35, San Marino 34, Jesina 33, Monticelli 31, Pineto 30, e poi c'è una frattura molto ampia di 8 punti per arrivare all'Alfonsine 22 punti, Recanatese che oggi riposava 21, Castelfidardo 18, Civitanovese 17, il Chieti, come sapete, da tempo è escluso dal campionato. Serie D, girone G. Alba Longa, Latte Dolce Sassari 5-0, Arzachena Lanusei 2-0, L'Avezzano, e poi vedremo, ci sarà anche un'amplissima pagina Moviola, perché sono tanti gli episodi al Dei Marsi, 2-3 contro lo Sporting Tresi, ha sfiorata una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. Città di Castello Rieti 1-3, Flaminia Monterosi 0-2, Muravera Foligno è un 3-0 ma a tavolino, per l'esclusione degli Umbri dal campionato anche in questo caso. Lo Stiamare vince nettamente in casa della Torres 0-4, Nuorese Sant'Eodoro 2-0, L'Aquila vince grazie a un calcio di rigore realizzato da Minincleri contro il Vivi Altotevere San Sepolcro. Peraltro L'Aquila ha dovuto giocare buona parte di gara in inferiorità numerica, dunque questa è una vittoria che vale davvero tanto, magari non per la vittoria del campionato ma quanto per il morale, dopo che L'Aquila ha passato delle settimane davvero molto molto travagliate. Vediamo la classifica, che più o meno rimane sempre la stessa, perché le prime tre, anzi le prime sette vincono. Dal Rieti alla Nuorese hanno vinto tutte. Rieti 58, Arzachena 57, Monterosi 56, Alba Longa e Ostiamare 52, L'Aquila e Nuorese 50, e poi anche qui una spaccatura di 9 punti prima di arrivare al Vivi Altotevere San Sepolcro 41, che oggi era proprio avversario dell'Aquila, L'Avezzaro che ha di punti ne ha 39 e chiude la parte sinistra della classifica, Flaminia e Sporting Trestina 36, Lanusei 31, Latte Dolce Sassari 27, Sant'Eodoro 22, Muravera 21, Torres 16, Città di Castello 14, il Foligno a 10 punti ma come detto è escluso dal campionato. Prima di iniziare a parlare della gara del De Marzio, direi di rivivercela la partita, ovviamente il servizio della nostra Roberta Di Sante. Avezzano 2, Sporting Trestina 3, vediamo il servizio. Non riesce a completare la rimonta l'Avezzano, che sotto di 3 reti trova la forza di reagire ma non di andare oltre il 2-3 contro lo Sporting Trestina, che guadagna 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Nel finale concitato però la squadra di Pino Tortora si vede annullare 2 reti per fuorigioco e lamenta un calcio di rigore non ravvisato a Leto. Ma andiamo con ordine, moduli a specchio per i due tecnici che schierano entrambi un offensivo 4-3-3
L'indimenticato bomber Zampagna, ora sulla panchina umbra, deve rinunciare al portiere Matteo Badi squalificato. Al suo posto fa l'esordio in campionato il classe 98 Filippo Buoncompagni, ma recupera in difesa Nonni, che rientra dalla squalifica. Tortora, che deve rinunciare agli infortunati Serrago di Genova, Colombo e Murzilli, decide di schierare dal primo minuto il tridente con Bittaie, Padovani e Marolda. Pronti via, e gara che si mette subito in salita per i padroni di casa, colpiti a freddo proprio da Nonni, che riceve un traversone dalla sinistra e insacca di testa all'altezza del secondo palo. Al 21esimo il primo episodio da moviola che farà discutere. Leto tenta la percussione in area dalla sinistra, ma viene trattenuto. Il direttore di gara Bergamin di Castelfranco Veneto fa proseguire. Poi l'Avezzano ci prova con Deramo al 25esimo, conclusione al lato, e due minuti più tardi con Marolda, su cui è provvidenziale il recupero di Iozia. Si passa così dal possibile 1-1 al 2-0 in favore degli ospiti, quando al 45esimo Salis, tra i più attivi, se ne va sulla destra, entra in area e subisce il ritorno di Leto, giudicato questa volta falloso dall'arbitro, che decreta la massima punizione. Dal dischetto va capitan Ceccagnoli, che non sbaglia e porta i suoi al raddoppio prima dell'intervallo. E la situazione dei biancoverdi si complica ulteriormente in avvio di ripresa. Al quinto, infatti, lo Sporting Trestina fa anche il tris con il contropiede vincente di un Salis in giornata, che dopo essersi procurato il calcio di rigore suggella la prestazione con la rete personale. Sul 3-0 in favore dei bianconeri umbri i giochi sembrano chiusi per l'Avezzano, ma Tortora al 13esimo della ripresa decide di giocarsi la carta Pollino, che prende il posto di Marolda. E proprio il neoentrato al 20esimo si procura il calcio di rigore che Leto trasforma e che dà il là alla rimonta biancoverde. Ora i locali ci credono e tre minuti più tardi è ancora Pollino a confezionare il traversone per la testa di Padovani, che sorprende Buoncompagni e riapre i giochi. Il finale è concitato, i locali cercano in tutti i modi di pervenire al pari, e al 43esimo ci sarebbero anche riusciti se il direttore di gara non giudicasse la posizione di Padovani irregolare. Ma le emozioni non sono ancora finite, perché proprio sullo scadere dei 90 minuti va in gol anche Bittaie, ma anche questa rete viene annullata per offside, con l'attaccante che reagisce e viene spedito anzitempo sotto la doccia. Al termine dei 4 minuti di recupero, a gioire è lo Sporting Trestina, che espugna il Dei Marsi e conquista pesanti punti salvezza. All'Avezzano non riesce la rimonta, segno che doveva andare così. Forse troppo tardiva la reazione dei biancoverdi, che nei prossimi 15 giorni dovranno andare a Rieti per affrontare la capolista e poi in casa l'attesissimo derby contro i cugini aquilani. Le motivazioni di certo non mancheranno. Una partita difficile da commentare questa per me oggi, perché veramente, a parte gli episodi che non voglio commentare perché sono talmente evidenti che sinceramente potremmo stare qua due giorni per discutere di queste cose qui, però io ho visto soltanto una squadra che non vuole comunque soccombere davanti alle grandissime difficoltà. Oggi veramente è stata una partita surreale per come è venuta, ci siamo trovati sotto di 3-0, penso che forse hanno fatto soltanto quell'azione del primo gol, rigore e quel contropiede in tutta la partita. Una squadra, Trestina, che ha rinunciato completamente a giocare. Non era facile poi riuscire a recuperare sul 3-0, poi si chiudono gli spazi, diventa sempre più difficile. Noi abbiamo una squadra che un po' fa fatica quando si stringono gli spazi, una squadra più brava ad attaccare quando si allargano gli spazi. Però sono stati bravissimi ragazzi, credo che il pareggio sarebbe stato più che giusto, perché visto che è stato, secondo me, il primo gol, quello di Padovani, assolutamente non era fuori gioco, e la squadra avrebbe meritato assolutamente il pari. Rimane la grande soddisfazione di aver visto per l'ennesima volta una squadra veramente agguerrita, una squadra che vuole, che ha delle difficoltà purtroppo, a volte non mantiene la concentrazione in certe situazioni di calcio piazzato. Però io, ragazzi, continuo a dire che non posso rimproverare niente. Certo, pretenderei qualcosa in più, più attenzione in certe situazioni, però diciamo la prestazione l'hanno fatta. Il pareggio secondo me l'avevamo acquisito ed era secondo me meritatissimo ed era giusto. E Trestina ha fatto una gran partita, io degli arbitraggi non ne parlo più da svariati mesi. Ha fatto una grande partita, è un buon momento, stiamo passando un momento ottimale sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello del gioco, della tattica. Abbiamo messo sotto anche le prime,
e ce la giochiamo con tutte e contro tutti, poi ci sta di perdere e di vincere. Questo è un gruppo importante dove si è creato tantissimo di nuovo, 10 giocatori nuovi, allenatore nuovo, e ci mancava il salto di qualità, quello di venire a vincere ad Avezzano, perché non davamo continuità ai risultati, mentre le prestazioni sono sempre state. Oggi c'è stato anche il risultato oltre alla prestazione, quindi più soddisfatto di così è impossibile esserlo. Soddisfatto Zampagna, nessuno vuol parlare di arbitri in questo caso, noi però, come ha detto, non ci metteremo i due giorni che ha detto Tortora, ci metteremo, speriamo, un po' di meno, però li rivedremo. Però prima fatemi andare a Teramo per il finale di Teramo Gubbio 6-0. Ania Cantagalli, Ania. Sì, Jacopo, 6-0 finale qui al Bonolis tra Teramo e Gubbio. Teramo che torna alla vittoria che mancava dal 22 febbraio, giorno del successo dei biancorossi sul Pordenone, che consente un pochino di rifiatare in classifica visti i risultati delle rivali dirette di oggi, ma il Teramo che rimane comunque al penultimo posto. Ricordiamo i gol al 13esimo, al 33esimo, la doppietta di Caidi, poi il gol di Sansovini che ha trasformato un calcio di rigore al 26esimo. Lo stesso Sansovini poco dopo ne ha fallito un altro con il Gubbio, che ha giocato dalla mezz'ora del primo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Zanchi, che in tutte e due le occasioni dei calci di rigore ha provato a fermare Spighi in qualche modo ed è stato ammonito per due volte, quindi ha dovuto lasciare il campo. Nella ripresa il gol di Paolo Antonio al 7° minuto, poi il quinto gol di Ivan Speranza, il quinto gol per il Teramo ovviamente al 18° della ripresa. Infine al 37esimo l'autorete di Marini, che ha fissato il risultato sul definitivo 6-0. Però al termine di una vigilia infuocata, quella di ieri, e di una gara comunque vissuta tra alti e bassi, perché si è consumata una frattura tra i tifosi della curva e quelli di tribuna, tifosi della curva che hanno contestato la società e tifosi della tribuna che hanno risposto con fischi all'indirizzo dei tifosi che occupano appunto la curva est del Teramo. Giornata che si è conclusa con la squadra che ha deciso di salutare solo i tifosi di tribuna, non è andata sotto la curva a salutare quindi la tifoseria organizzata. Giusto per non farsi mancare nulla in questo campionato, ecco. Mentre Speranza e compagni si sono diretti direttamente verso lo spogliatoio, adesso vedremo se ci saranno reazioni come è successo qualche mese fa quando la squadra non è andata sotto la curva a salutare i tifosi, vedremo se ci saranno altre contestazioni di sorta, insomma in questo clima abbastanza rovente qui a Teramo tra varie vicissitudini che si stanno vivendo nelle ultime ore, core, striscioni e una spaccatura nella tifoseria che adesso dovrà essere ancora più dovrà essere decifrata ovviamente per il futuro anche della dirigenza biancorossa. Ania, noi chiudiamo qui il collegamento, ma di fatto non lo chiuderemo, perché se hai novità ovviamente... Se ci saranno cataclismi mi richiamerò. Esatto, ti dico intanto che la società e la squadra, mi dicono dall'ufficio stampa della Teramo Calcio, sono ufficialmente in silenzio stampa. Comunicazione appena arrivata, per questo ringrazio l'addetto stampa, l'ufficio stampa della società biancorossa nella persona di Marco De Antonis. Squadra e società sono da questo momento ufficialmente in silenzio stampa. A questo punto bisognerà vedere se parlerà Guido Ugolotti, ma da quello che pare di capire sembra di no. Non credo a questo punto, forse però un silenzio stampa che arriva con una settimana di ritardo, perdonami Jacopo. Giusto è, assolutamente, però forse aveva più senso settimana scorsa dopo Bergamo. In questo momento almeno consentire di sentire le parole dell'allenatore forse sarebbe stata cosa più gradita almeno a noi, ecco, insomma anche ai tifosi che avrebbero certamente voluto sentire le parole del mister dopo una vittoria che comunque è importante per la classifica del Teramo, ecco. Però parere personale di cui mi assumo. Sì, assolutamente. A questo punto io ti libero, ma sempre relativamente, perché teniamo d'occhio sempre se dovessero esserci delle reazioni fuori dallo stadio oppure da parte della tifoseria. Ovviamente ti teniamo sempre in caldo sotto questo punto di vista. Grazie Ania. Dunque 6-0 del Teramo contro il Gubbio. Vediamo la classifica come cambia in Lega Pro. Per il Teramo cambia
poco relativamente, l'unico aspetto positivo il ritorno alla vittoria e soprattutto avvicinarsi alla Lumezzane che è a quota 28 punti in classifica e soprattutto a 2 punti dal Modena che di fatto chiude la griglia play-out. Comunque sono discorsi questi che faremo tra un po' anche con il nostro Andrea Costantini, ma adesso torniamo sulla partita del De Marsi, perché io a Stefano De Angelis volevo chiedere, poi quindi un discorso scevro dagli episodi da Moviola, però probabilmente partire subito già con l'handicap del gol subito poi diventa complicato, poi se si somma il secondo e il terzo gol, nonostante tutto però l'Avezzano ce l'aveva quasi fatta. Ma questa è ultimamente una costante che si ripete, questa è una nostra mancanza, perché le ultime 3 partite infatti è successo sempre questo, è sempre dura, soprattutto questa è una squadra giovane dove la cosa che ci sta caratterizzando sono gli alti e bassi, però ripeto, la cosa che fa piacere soltanto che questa squadra non molla mai, non si dà mai aver vinto, anche oggi penso che l'abbia dimostrato dal punto di vista dell'impegno, non si può dire niente ai ragazzi, anche se gli errori magari ci sono stati, vanno corretti. Roberta, io a te volevo chiedere che Avezzano hai visto, il direttore parlava prima di alti e bassi, se possiamo dire che tutto sommato è effettivamente questo il peccato originale dell'Avezzano in questo periodo. Dove sarebbe se non li avesse? Beh, pensando anche alle partite precedenti che abbiamo seguito nelle altre occasioni, altre domeniche, effettivamente la sensazione è un po' quella che l'Avezzano debba prendere un gol prima di iniziare a carburare. È d'accordo, quindi, Stefano De Angelis? È sempre un po'. Il campo dice questo. C'è bisogno dello schiaffone per iniziare a giocare. È una squadra giovane questa, perché l'età media è molto bassa, perciò il rischio è anche questo. Poi, ripeto, sono tante difficoltà, magari uno, abbiamo anche i nostri difetti che li abbiamo come squadra, però penso che abbiamo fatto anche delle buone partite, anche delle buone cose, abbiamo messo in mostra anche parecchi giovani, è normale che adesso è un momento difficile, non possiamo negarlo, perché un mese fa venivamo 3 vittorie di fila, adesso magari le ultime 4 partite abbiamo fatto 1 punto, perciò la verità sta sempre in mezzo. Sì, effettivamente c'è stato un calo nelle ultime partite che comunque si è visto, anche perché se non ci fosse stato magari saremmo ancora a parlare di playoff. Effettivamente questo calo si è notato rispetto alle partite precedenti, forse dovuto anche un po' alla difficoltà anche in avanti a realizzare e agli errori che comunque ci sono anche in fase di disimpegno, in fase di impostazione, qualcosina si poteva sicuramente correggere rispetto ad alcune situazioni. Senti, Roberta, tu mi hai dato questo fogliettino volante in cui cerchiamo di fare un po', siccome l'abbiamo visto durante il servizio, di fare un po' il punto di quelli che sono gli episodi mettiamoci accaduti, anche quelli dai accaduti questo pomeriggio, poi vedremo se l'arbitro ha deciso bene o male. Iniziamo dal 21esimo del primo tempo, l'episodio numero 1 ovviamente, Leto che entra in area di rigore perché trattenuto, questo è un rigore che non è stato concesso. Sì, secondo me in questo caso potevano esserci gli estremi per il calcio di rigore in favore dell'Avezzano. Andrea, lo rivediamo, quello che si nota è che la maglia di Leto sicuramente si allunga. Sì, mi sembra piuttosto evidente, poi devo dire che anche lo stesso Leto forse un po' accentua, però mi sembra molto plateale la trattenuta, che andrebbe punita proprio per la platealità, oltre che per il fatto che rallenta l'azione di Leto. Ma mi sembra strano che l'arbitro abbia fatto, alla visuale è perfettamente libera, proprio sta in asse con lui, guarda lì, mi sembra davvero strano. È un rigore che solitamente si dà proprio perché è una trattenuta plateale con il giocatore che ha il pieno possesso del pallone, perché se fosse lontano dalla palla potrei anche eccepire qualcosa, ma in questo modo
E dico questo anche in virtù di quello che vedremo tra poco, perché poi dall'altra parte, a parti invertite, assegna invece un calcio di rigore in favore dello Sporting Trestina che forse, insomma, Vediamolo. 45esimo del primo tempo, fallo di Leto su Salis. Esatto. Eccolo qua. Rivediamolo un po' a... Rivediamolo perché frame by frame, beh, secondo me questo, direttore, sei d'accordo? Questo è calcio di rigore. Sì, però se era calcio di rigore, capito? Quello volevo dire. Ma il nostro, penso che ci voleva avevamo la possibilità di andare sull'1 a 1, anche il nostro era netto, secondo me. Volevo sottolineare semplicemente l'uguaglianza nella... Questo è chiaro. Questi sono i rigori. Andiamo nel secondo tempo. Calcio di rigore concesso stavolta all'Avezzano al 20esimo della ripresa, fallo di Boncompagni su Pollino. Eccolo qua, Andrea, che mi dici? Sono uscito un po' avventato. Che ci può stare il rigore, perché lascia la palla lì e con quell'intervento non è un intervento risolutore, perché lascia la palla lì, lui arriva sulla palla e poi c'è anche l'impatto con il giocatore che, se non fosse tamponato in quel modo, potrebbe tornare sulla sfera ed è comunque un'azione da gol importante. Tra l'altro sottolineo che oggi era per il Boncompagni era l'esordio assoluto nel campionato di Serie D, perché c'era Vadi squalificato, questo ragazzo classe 98. Cioè, voglio dire, a mio avviso, se l'intervento è risolutore, cioè lui, il portiere o prende il pallone, lo blocca, oppure da una respinta sensibile al pallone potrei anche concedere il contatto con il difensore, ma nel momento in cui la palla resta lì e il giocatore dell'Avezzano non può andarla a riprendere perché viene abbattuto dal portiere, quello è calcio di rigore. Assolutamente. Adesso tutto questo sarebbe nulla se poi l'Avezzano non arrivasse al 2-3 e nel finale segnasse due reti, entrambe annullate, che potevano valere la parità. Vediamo. 43esimo del secondo tempo, questo forse è quello che farà più discutere. Gol annullato a Padovani per fuorigioco. Ora, l'abbiamo visto a velocità normale, la rivediamo ancora una volta. È chiaro che con una telecamera capite bene che è impossibile. La telecamera o segue il pallone o segue, o segue gli uomini. Però, devo dire, almeno a vederla così, per... Quando si apre l'immagine, il numero 2 dello Sporting Trestina, considerando il lasso di tempo che c'è tra il passaggio e il momento in cui Padovani impatta il pallone, se questo è il momento in cui impatta il pallone e il numero 2 è lì, immagino dove era qualche decimo di secondo prima. Guarda, ti dico solo una cosa, ma però può essere io che è che più alto. Può essere che lui è più alto e va poi ad accorciare, e quando appare l'immagine lui è più vicino a Padovani. Cioè, in questo momento lui può essere anche più alto, poi magari scende in quel momento. Quindi non saprei, non ci sono margini. Che sensazione hai avuto, direttore, tu dal... No, questo, che noi abbiamo avuto la sensazione sia da chi era in tribuna che dal campo, che era regolare. Quello di il secondo, che adesso ancora divede, invece è più evidente che sia fuori gioco. Quello che volevo dire regolare, secondo noi, è che di là c'è anche un altro difensore. Cioè, io poi dico questo perché ho visto la partita e quindi di là c'è anche ancora un altro difensore. Ah, ce n'è un altro c'è una. Quindi la mia sensazione è che questo gol qui potesse essere regolare dal campo, l'altro invece secondo me era giusto annullarlo. Vediamo l'ultimo episodio, gol annullato a Bittaie. Siamo davvero al 90esimo in questo caso, qui è un po' più la sensazione invece che sia fuori gioco, nel senso che quando arriva il tocco e poi si apre l'immagine, Bittaie sembra davvero vicino allo specchio della porta. Poi peraltro intanto silenzio stampa confermato a Teramo, quindi non parlerà Ugo Lotti. Peraltro poi Bittaie ha una reazione e viene espulso. Sì. Ecco, sul fuorigioco, diciamo,
non abbiamo grossi dubbi, anche perché vedete lo sviluppo dell'azione, Bitai è più o meno è sempre nella stessa posizione. Vediamo piuttosto se poi si può, se poi si può vedere la reazione. Non ce l'abbiamo? Sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ah, nel servizio. Sì, era una sorta, una sorta di gesto di stizza nei confronti di un giocatore dello Sporting Trestina, giudicato insomma come reazione dall'arbitro, e è stato espulso. Ok, eccolo qua, vediamo, si arrabbia Bittai, lo vedo in bassa frequenza, vediamolo, si avvicina e vediamo se ci sono gli estremi. Era secondo ammonizione o rosso? No, diretto? No, rosso diretto, rosso perché diretto. Lui l'arbitro ha giudicato proprio il fallo di reazione di Bittai, che non dà una vera e propria gomitata, ma allontana, ecco, questo gesto di stizza nei confronti dovrebbe essere Bruno, se non mi sbaglio. Andrea, che dici? È da rosso? Sì. È chiaro che se l'arbitro vede la reazione... Sì, 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 ecco, vorrei rivedere un po' meglio, però insomma, chiaro che c'è anche un po' di frustrazione da parte del giocatore che aveva appena segnato il gol, vedi qua sta già parlottando. Sì, anche qui più che altro non è la violenza, ma è la platealità del gesto che viene punita dal direttore di gara, la stessa platealità che andava punita anche in occasione del primo rigore, quello che non è stato dato all'Avezzano. Però qui dopo il gol annullato ha protestato, poi ha dato questa sbracciata, non è gravissima, ma c'è e quindi va punita. Assolutamente. Dopo una reazione che comunque c'è stata anche veemente, con un pareggio sfiorato e che forse con il gol di Padovani poteva anche esserci, un dirigente come la prende questa sconfitta? Vede i lati positivi o comunque vede il fatto che questa squadra continua magari ad avere un po' troppo dei bassi oltre che degli alti? Ma ci sono tante cose da valutare, noi vediamo lavorare in settimana, sappiamo, abbiamo avuto tantissimi problemi da dopo che abbiamo giocato con l'Anorese, tra infortuni, virus vari, perciò alla fine ancora ne abbiamo 3-4 fuori e noi siamo una squadra giovane che non si può, facciamo fatica a permetterci, già se manca un giocatore, perché dobbiamo essere tutti al 100% e ce la possiamo giocare con tutti, già che se ne mancano uno facciamo fatica, immaginiamo se magari le scelte sono ridotte come oggi per esempio davanti noi, la successione sono stati Santi Rocco 99 e sì. Pollino 97, perciò alla fine, ma non è una lamentela, questo è un dato di fatto. Certo. È una nostra mancanza, però ripeto, tutti ci aspettavamo magari un finale diverso, però dobbiamo anche renderci conto, dobbiamo prendere atto di quello che sta dicendo il campo, perciò ci dobbiamo rimboccare le maniche e già domenica cercare di fare meglio. Ma è vera quella storia che ci hanno scritto prima, che un giocatore si è rivolto a torto, dai, i giocatori non si passano la palla? Poi si venga, i problemi ce ne sono tanti, penso che queste sono sempre le solite cose che si vanno a vedere quando magari... Oltre già ai problemi che ci sono a Avezzano con l'ambiente, ci mettono anche altre cose, perciò è una guerra che è da settembre, che questo lo sta pagando anche un pochino la squadra, non è una guerra, però è una situazione surreale, dai, per una piazza importante come Avezzano è un peccato. Adesso è un peccato perché io penso che il calcio sia fatto di entusiasmo, è quello che adesso sta mancando, non so adesso, questo... Non sarà contenta né la gente né noi come squadra, non è contenta la società, non sono contenti neanche i tifosi che in curva non entrano, perciò penso che qua a perdere siamo tutti. Certo. Cioè, questa è la realtà, poi per quanto riguarda il messaggio penso che siano cose che lasciano il tempo che trovano. Dai. Assolutamente, tanto ci chiedevano se Pineda è ancora dentro o fuori dai allora, play-out. Allora, se guardiamo la graduatoria è ancora dentro i play-out, ma se guardiamo i distacchi attualmente in questo momento è salvo. Il Pineto salvo. Deve fare la corsa in questo momento sul Monticelli e la Jesina, che sono le due squadre che si trova davanti, Monticelli che ho già pareggiato. La Jesina ha perso, quindi deve fare la sua corsa su queste due squadre in questo momento. Attualmente il Pineto dovrebbe giocarsi il play-out con il Castelfidardo, sì. E in questo momento ci sono 12 punti troppi, di distacco, non quindi non si giocherebbe, quindi attualmente sarebbe salvo, però per stare tranquilli qualche altro punticino bisogna perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, poi siccome l'Avezzano, caro direttore, le prossime due partite saranno Rieti e poi c'è il derby. Sì.
E allora dopo ti facciamo vedere cosa ha fatto l'Aquila oggi contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro. A tra poco però, pubblicità prima. Eccoci rientrati, ancora con l'Abruzzo del pallone. Come detto, adesso ci andiamo a vedere la vittoria dell'Aquila 1-0 contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro. Prima di vedere le immagini, visto tutto quello che è successo, direttore, che l'Aquila ti aspetti dalle immagini? L'Aquila, io sempre la reputo una delle migliori squadre, perciò ha un organico importante, al di là delle cose che sono successe magari nelle ultime tre settimane, però al di là, se pensiamo, sono andati via 4-5 giocatori e secondo me l'Aquila ancora davanti ha gente come Noman, Peluso, Minincleri, Valenti, cioè sempre una signora squadra, perciò certo. A noi magari ce ne basterebbe uno solo, però... No, scherzo, dico, però è un'ottima squadra, penso non sia una grossa sorpresa che vada a vincere la Sansepolcro. Certo, ci vediamo il servizio, l'Aquila vince contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro 1-0, il gol è di Minincleri, vediamo. Cioè, mi viene da ridere questo. Un brutto Sansepolcro, soprattutto nel primo tempo, lascia l'intera posta in palio ai rosso-blu dell'Aquila. La squadra di Pierfrancesco Battistini ottiene 3 punti e per l'allenatore subentrato a Morgia nella panchina della formazione abruzzese è la prima vittoria in campionato. La prima emozione al 5° minuto, quando De Santis del Sansepolcro, da metà campo quasi, vede il portiere dell'Aquila leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo. Il suo pallonetto colpisce però la traversa. All'8° minuto la svolta della gara, il contatto tra Birs e Noman, iniziato precedentemente forse con un fallo del centravanti dell'Aquila e poi che finisce a terra proprio il centravanti, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Minincleri che realizza con un cucchiaio. Al 37° si rivede il Sansepolcro con il traversone di De Santis, Mortaro di testa, la sua deviazione però è alta sopra la traversa. La ripresa si apre ancora al 5° minuto con Mortaro, forse l'unico a meritare la sufficienza nel Sansepolcro. Mortaro dal limite si coordina e colpisce bene la palla che però è fuori dal bersaglio della porta, ma non di molto. Al 18° ci prova dalla distanza Terzini, il suo tiro è potente e teso ma fuori bersaglio. Infine l'ultima emozione, quella che avrebbe potuto regalare il pari al Sansepolcro, da calcio d'angolo Terzini a botta sicura colpisce di testa, ma il portiere dell'Aquila è superlativo e riesce a neutralizzare. Per il Sansepolcro è sconfitta e può esultare l'Aquila di Battistini. Eh sì, gioia per Battistini dopo tante traversie. Peraltro l'Aquila che, come te, ha giocato parecchi minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Arboleda. Andrea, vengo da te per chiederti se, insomma, questa è, ce lo aspettavamo e siamo contenti, forse un colpo di coda d'orgoglio di una squadra che probabilmente non vuole arrendersi alle cose che fino a questo momento sono andate non come prevedeva, anzi molto molto peggio, però vuole comunque dimostrare alle altre del campionato che se tutto fosse andato liscio l'Aquila sarebbe in un'altra posizione. Intanto c'è da dire che al Sansepolcro ha fatto male la sosta, perché era una squadra in un buon momento, però arrivi alla sosta, hai 41 punti, non rischi di retrocedere, non puoi fare sostanzialmente i playoff. Dopo che hai staccato la spina per questo turno di riposo è difficile rimetterti in campo con grandi motivazioni. L'Aquila ha saputo approfittare di questa condizione, secondo me, mentale del Sansepolcro da un punto di vista. Poi ha ragione il direttore quando dice che comunque l'Aquila resta una squadra importante, perché ha dei nomi comunque sopra la media, soprattutto in attacco, e manca Peluso ancora, che rientrerà nelle prossime settimane. Però l'Aquila ha perso dei giocatori, oltre all'allenatore che aveva costruito la squadra, ha perso la spina dorsale del centrocampo, giocatori di grande qualità e di grande fosforo e di grande carisma come Zane e La Vista, oltre che Sembroni dietro, Russo che comunque era il miglior giocatore d'attacco, numeri alla mano, dell'Aquila. Quindi sono andati via giocatori importanti, ma direi che il danno principale è a centrocampo, oltre al fatto che c'è una situazione
situazione ambientale all'Aquila non semplice, però tecnicamente questa squadra in diversi elementi resta di primo livello, quindi ci può stare questa vittoria che secondo me è propiziata oltre che da un colpo di coda d'orgoglio dell'Aquila anche da un passaggio a vuoto del Sansepolcro. Andrea, ci hanno scritto anche questo messaggio, ci scrivono una cosa, ma l'Aquila può ancora vincerlo il campionato? No. Ora faccio una contestualizzazione prima di farti rispondere, perché so già che la tua risposta sarà negativa. Faccio una contestualizzazione, che è vero che mancano dei punti che potrebbero potenzialmente portare ancora l'Aquila a vincere il campionato, ad essere primo. Vediamo magari la classifica, perché insomma le distanze non sono siderali rispetto al primo posto. Probabilmente, e penso che sia una buona parte della tua risposta, in queste condizioni, dopo quello che l'Aquila ha vissuto e con 8 punti da recuperare su Rieti, 7 sull'Arzachena, 6 sul Monterosi, sono troppe le squadre a cui recuperare, il tempo è poco, giusto? Ho interpretato bene il tuo pensiero? Io lo semplifico ulteriormente, l'Aquila ha dimostrato che non avrebbe mai vinto il campionato dopo il pareggio col Città di Castello. Città di Castello poi è stato maltrattato dalle tutte le squadre che ci hanno giocato dopo e anche quelle che ci hanno giocato un pochettino prima. È diventata la squadra materasso del campionato e l'Aquila in casa non ha saputo vincere. Quella partita ha detto che l'Aquila non avrebbe vinto il campionato. E da lì poi si veniva dalla settimana quella dei comunicati, è chiaro che si era rotto qualcosa. Se pareggi partite come quelle, poi pareggi anche a Sassari contro la Torre, sono le ultime due squadre del campionato, è evidente che il campionato non lo vinci, oltre a tutto il resto. Assolutamente. Facciamo un piccolo passo indietro, perché tra un po' dobbiamo salutare la nostra Roberta. Allora ti facciamo rivedere sempre il tuo servizio, non perché tu abbia il dono dell'ubiquità, e magari l'avessi, tu dirai, magari l'avessi, ma non ce l'hai e non ce l'avrai, ti do anche quest'altra grande notizia, ma perché la partita è di ieri, il derby tra San Nicolò e Pineto terminato 1-1 con il vantaggio di Marco Pomante e il pareggio di Bosi quando oramai la vittoria per il Pineto sembrava cosa fatta. Rivediamo e riviviamo il servizio. Il San Nicolò riacciuffa il Pineto in extremis e nega ai biancazzurri ospiti la gioia della vittoria nel derby teramano, anticipo della decima di ritorno nel girone F di D. Tutti a disposizione per Massimo Epifani, che nel suo 4-2-3-1 schiera Bisegna, Chiacchiarelli e Massetti alle spalle della prima punta Moretti. Amaulo risponde con un inedito 4-1-4-1 con l'esordio tra i pali della porta biancazzurra del classe 98 Giachetta, Logoluso a fare da collante tra le due linee e i quattro di centrocampo in appoggio al centravanti Palù. Primo acuto del match al terzo di marca locale con Massetti che in diagonale calcia sull'esterno della rete. La risposta del Pineto non si fa attendere, passa per i piedi di Mariani che al sesto centra la traversa. Con il passare dei minuti i biancazzurri ospiti crescono e conquistano metri. Al 16° Proietti dalla grande distanza spedisce di pochissimo oltre il legno trasversale. Al 24° torna a farsi vedere il San Nicolò con Chiacchiarelli che mette in mezzo un buon pallone, ma Moretti in agguato non ci arriva di un soffio. Ultimo acuto del primo tempo per il Pineto che al 40° c'entra il secondo legno di giornata, ancora una volta con uno sfortunato Mariani dal limite. In avvio di ripresa, botta e risposta con due episodi da moviola. Al 7° Proietti cade in area sull'invito di Cercelluti, al 10° Moretti dalla parte opposta si incunea in area ma viene recuperato da Stacchiotti. In entrambi i casi il direttore di gara fa proseguire. Occasionissima per gli ospiti al 20°, bello lo scambio sulla fascia tra Mariani e Cercelluti con quest'ultimo che entra in area e serve Palumbo che da distanza ravvicinata non riesce a superare Ciotti. La reazione sannicolese al 25°, Massetti mette in movimento Moretti che ci arriva con la punta del piede e non riesce ad agganciare. La partita è viva e in 2 minuti botta e risposta tra le due formazioni. Proietti chiama all'intervento Ciotti, dalla parte opposta Petronio scalda i guanti a Giachetta. Quando la partita sembra ormai incanalata sullo 0-0, al 36°, sugli sviluppi del corner di Cacciatore, la sfera giunge a Pomante che sul secondo palo piazza la girata vincente. In pieno recupero, attimi concitati con Logoluso che resta a terra dopo aver preso un colpo alla tempia ed è costretto ad uscire in barella. Alla ripresa delle ostilità, proprio quando gli ospiti pregustavano la gioia della vittoria, Bosi si incuna in area e riacciuffa il pari. Al Pineto si strozza in gola l'urlo per la vittoria, ma resta
resta l'ottima prestazione contro una squadra al sesto risultato utile consecutivo che conserva l'imbattibilità al Bonolis nel girone di ritorno. Mister Amaulo, quanta amarezza c'è per questo pareggio dopo una prestazione buona del Pineto oggi contro il San Nicolò? Nessuna, anzi sono soddisfatto della prestazione della squadra. Non era facile giocare alla pari del San Nicolò, che è una squadra fortissima, e abbiamo tenuto il campo bene, soprattutto nella prima frazione dove non abbiamo rischiato niente e siamo andati vicino al gol un paio di volte, colpendo due traverse con Mariani e altre conclusioni da fuori. Poi l'ingresso un po' di Traini ha dato più peso in attacco al San Nicolò e il secondo tempo è stato più equilibrato. Poi, una volta passati in vantaggio, chiaro, a 30 secondi dalla fine pensavamo di portare a casa un risultato di vitale importanza per noi, e però non è venuta la vittoria, ma è venuta una grande prestazione, quindi sono soddisfatto e muoviamo la classifica bene, bene, ecco, da martedì prepareremo la prossima sfida. Risultato giustissimo, perché credo che il primo tempo noi abbia fatto male, e anzi malissimo per come avevamo preparato la partita. E il secondo tempo siamo rientrati con un piglio diverso, abbiamo fatto molto meglio e abbiamo creato delle situazioni dove potevamo andare in vantaggio noi, e forse lì la partita poteva cambiare. E poi abbiamo preso gol sulla partita che si stava incanalando sullo 0-0, abbiamo preso un gol facendo una dormita madornale su un calcio d'angolo che sapevamo che Pomante andava al secondo palo, e quindi e poi siamo stati bravi a recuperarla, perché non era facile, perché prendere un colpo a 10 minuti alla fine e recuperarla in quella maniera, con quella caparbietà che abbiamo voluto portare a casa il risultato, che ci continua a far viaggiare, intanto a non perdere e continuare a cercare di fare i più punti possibili da qui alla fine. Dunque 1-1 nell'anticipo tra San Nicolò e Pineto. Roberta, ti chiedo davvero il dono della sintesi per cercare di raccontarci quello che abbiamo, perché anch'io ho visto la partita, quello che abbiamo visto ieri al Bonolis. Allora, al volo ti dico: Pineto in crescita, ultime tre partite sicuramente una prestazione migliore rispetto alle precedenti. San Nicolò non il miglior San Nicolò, come ho detto a Massimo Epifani nell'intervista. Alla fine il pareggio ci può anche stare, però per come è venuto ovviamente rimane un po' di amarezza, perché il gol di Bosi è arrivato al 51esimo, quindi insomma rimane sicuramente un po' di amarezza, anche se al Pineto resta l'ottima prestazione che sarà da confermare poi domenica prossima in casa col San Marino. Assolutamente, grazie Roberta per essere stata in nostra compagnia. Direttore, prima di andarci a vedere il servizio di Vastese Romagna Centro, ti dicono: ma uno di quelli lo potevi prendere, dove hai preso Marolda? Abbiamo dovuto prendere questo, poi il fatto che vada a casa ci può stare pure, non è un problema quello. Assolutamente, questo assolutamente. Anche con la palla di vetro, parsi, con la palla di vetro. Eh sì, con la palla di vetro siamo tutti bravi, siamo tutti molto bravi. Roberta, aspetta prima di uscire dall'inquadratura, altrimenti facciamo un danno enorme. Fammi lanciare il servizio, l'ultimo della Serie D per questa sera. La sconfitta della Vastese in casa contro il Romagna Centro. Vediamo il servizio, perché poi ci sarà una polemica del presidente Bolami. Insomma, lo ascoltiamo. Vediamo. Sconfitta interna e destino nell'anonimato, addio ai residui sogni di gloria, ma quante polemiche per l'episodio che ha segnato la gara, vibranti le proteste biancorosse all'indirizzo di Panettella di Bari, con i vastesi che non mandano giù più di una decisione del fischietto. Passa il Romagna Centro per 2-1, scavalcando in classifica Fiore e compagni, autori di un primo tempo senza sangue, meglio nella ripresa, ma la sensazione è che la squadra vada avanti, ormai rassegnata a sopravvivere il futuro. Primo tempo senza Prisco, di lottato in panchina, riferimento offensivo e Galizia con Fiore e Felici. Tanta confusione per i locali che spesso subiscono l'iniziativa romagnola. Quinto minuto, già pericolosi gli ospiti con uno bello scambio. Ferri Busaglia, i migliori tra gli ospiti, che la difesa biancorossa disimpegna. Dodicesimo, ecco il vantaggio. Pasticciaccio nelle retrovie aragonesi su un pallone dalla destra. Ecco Busaglia che con un pallonetto preciso realizza il gol del vantaggio. Vastese che fa fatica, a tratti anche in ritardo.
importante per la pochezza messa in campo, le uniche occasioni pensate arrivano dagli errori altrui, come il rimpallo su Galizia del portiere biancoceleste che per poco non termina in rete, oppure il regalone concesso al 23esimo con Brunetti che incespica e Galizia che non ne approfitta. Primo tempo tutto qui, deludente, al di sotto di ogni aspettativa. Nella ripresa si colora finalmente la curva d'Avalos con i tifosi che scioperano per 45 minuti in segno di protesta per i periodi bui della squadra. Prisco rileva Cosenza con Felici che arretra a centrocampo, tutta un'altra musica e una Vastese diversa che va all'attacco. Secondo Di Pietro da fuori alto, 17esimo Prisco non impatta di testa sul traversone, 19esimo Galizia telefonato, 21esimo ecco il rigore a favore con Fiore letteralmente falciato in aria da Brunetti che si becca però solo il giallo. Galizia pareggia i conti 1-1 e si assapora anche la vittoria. La Vastese produce il massimo sforzo. Fiore va vicino al gol con un tracciante insidioso, poi al 38esimo c'è la traversa che dice no a Prisco. Eppure un minuto dopo ecco l'episodio chiave. De Lì a distanza ravvicinata intercetta una punizione di Manzo e fine in contropiede. In area subisce l'intervento di Campanella per l'arbitro in rigore. L'Aragona insorge per i due episodi, ma Ferri mette dentro e condanna la Vastese a un futuro insipido. 1-2. Addio a tutti i bei sogni. Ragazzi, che devo dire di più? Vale, mi sono stufato. All'inizio della stagione sono arbitri incompetenti, io non ho mai detto male agli arbitri, però vedere una cosa del genere, anche mio figlio a 10 anni sa la regola che l'uomo sulla palla non ci può stare, ha fatto proseguire, rigore inesistente, abbiamo perso la partita ragazzi, questo è il concetto di una partita che poteva finire anche il pareggio, che era giusto così, però mi smai lamentare, in vita mia adesso comincio a lamentare perché è uno schifo, i commissari di campo vengono qua a portare certi arbitri, ma che vengono a fare? Non portare a resta nessuno, è meglio, giochiamo 11 contro 11 senza arbitro, forse la partita scorre più velocemente, è meglio. Non è solo un episodio che contestate, tra le altre cose episodio chiave, sono anche altri. Ma guarda, io non mi ho detto male agli arbitri, sono 2 anni, che fu un anno e mezzo che faccio presidente, possono sbagliare, l'ho detto sui giornali, soltanto l'evidenza, non riesco a mantenerlo, perché punizione a noi, una palla a 1 metro, un giocatore in meno, fa proseguire la palla all'arbitro, vuol dire che è proprio incompetente, cioè non può fare neanche l'arbitro, punto ragazzi, io così la penso. Però è un contesto anche sbagliato, come le ammunizioni, perdere di tempo, non è una cosa proprio scandalosa, mi vergogno, vale, mi vergogno a dirlo, ma purtroppo oggi non è così, abbiamo perso un'altra partita, sono arrabbiato anche con i miei giocatori, non soltanto con l'arbitro, perché una squadra del genere, con Romagna Centro, c'è una squadra di ragazzini, non si può giocare così, primo tempo insistente. Secondo tempo siamo entrati e abbiamo fatto una reazione, però non posso andare io dentro le spiatoie e agitare questi ragazzi, veramente siamo tornati al paradosso qua. Arrabbiato il presidente della Vastese Bolami è dire poco, peraltro in settimana anche a Vasto c'era stata una contestazione dei tifosi per cercare, insomma, perché la squadra cercasse di rendere un po' di più. È chiaro che il cambio non ha reso per quello che si pensava. Il derby non sarà un amichevole, sarebbe il caso di farlo a porte chiuse. I tifosi aquilani e quelli avezzanesi stanno incavolati, è meglio evitare la guerriglia che ci sarà allo stadio sia dentro che fuori. Tra un po' ne parleremo, però io tra un po' vado proprio da vediamo la classifica, dov'è la Vastese, poi vado da Andrea Costantini per chiedergli alcuni degli episodi da Moviola. 35 punti come il Campobasso, la vittoria di oggi segna il sorpasso del Romagna Centro proprio alla Vastese. Andrea, abbiamo visto il servizio, abbiamo intravisto alcuni episodi che tra un po' magari analizzeremo meglio, abbiamo sentito lo sfogo del presidente Bolami della Vastese. Che cosa ci proponi dal punto di vista della Moviola? Vediamo l'episodio che ha fatto recriminare tanto il presidente Bolami. Però è un recriminare, poi lo diremo, che toglie un pareggio alla Vastese, col pareggio ci si faceva poco o nulla, poi è chiaro, la sconfitta è anche peggio, questo non è calcio di rigore, perché tornando al discorso precedente fatto per la partita dell'Avezzano, questo è un intervento risolutore, perché il giocatore arriva in estirata sul pallone, lo devia in calcio d'angolo. Tant'è vero che Campanella, sì,
si alza come per dire, come per probabilmente chiedere che non fosse neanche angolo, cioè lontano dalla sua mente il fatto che potesse essere rigore. Infatti quando poi si alza e capisce che è calcio di rigore si arrabbia non poco. Peraltro, sei d'accordo direttore sul fatto che questo è un intervento che prima sul pallone? Sì, d'accordissimo. Peraltro noi abbiamo scovato anche un'altra cosa che tra un po' vediamo nell'immagine a velocità normale. Quando c'è l'intervento di Campanella. Sì, non so come ci stesse, ma c'era un altro pallone. C'è un altro pallone. Attenzione, andiamo un po' al rallentatore qui. Andiamo avanti. Sì, si vede proprio alla fine. Si vede proprio alla fine. Tra un po' si allarga l'inquadratura. Guardate sulla destra. Guardate sulla destra perché appare il pallone. Questo qui esce. Tra l'altro, quello... per come rotola il pallone, sembra di essere gioco. Poco... Andiamo avanti. Andiamo avanti. È riscomparso. Ah, è riscomparso, forse sì, c'è sì, stata... Sì. No, ma c'era il pallone, cioè, si vede. È rotola come se fosse stato calciato dalla metà campo verso la linea di fondo. Io non so chi l'abbia calciato e in che contesto. Riusciamo, Andrea, a spostare un po'... verso destra le immagini? Chiaramente qui non si vede più perché è zoomata, però se noi torniamo indietro nella prima immagine e arriviamo al momento del contatto si vede un po' oltre. Io non so, forse voi avete difficoltà in studio a vederle, io qui vedo. Andiamo un po' avanti perché Maurizio. Probabilmente giustamente mi dicono che il televisore taglia e non si vede, quindi dovremmo spostarlo. Vede. Andrea, e qui io lo vedo qui sul televisore. Voi non tu vedete. Lo vedi? Sì, ah sì, sì. Si vede, sì. Noi non lo vediamo qui, ma sì, in onda, sì, si vede. Un po' indietro, Maurizio. Qualche no, ma si vede, non so se... Eccolo. Sì, c'è proprio un altro pallone. In questi casi, direttore, che succede? Come... Ma non lo so dove sia arrivato il pallone. Va. Non lo so, questa è a discrezione poi dell'arbitro, magari prende una decisione. Però non so come sia arrivato il pallone. Ripeto, è un pallone che rotola in direzione della linea di fondo campo, quindi qualcuno lo ha o lanciato o calciato, magari dalla metà campo, magari da una delle panchine. Non so se fosse potesse essere un'azione di disturbo oppure semplicemente stavano dando un pallone a un raccattapalle per in futuro, nei minuti successivi, restituire subito il pallone quando il pallone in gioco finiva fuori. Non so, però ci ha colpito questo fatto che mentre veniva commesso il fallo fischiato come rigore, cioè il contatto fischiato come rigore, c'era quest'altro pallone che era nel rettangolo di gioco. Assolutamente. Andrea, invece sulla situazione abbiamo detto anche in settimana c'è stata un po' di contestazione a Basto, la gente è un po' scontenta dei risultati che non arrivano, questo cambio tecnico. 22 punti di ritardo dalla prima in classifica, era una squadra al vertice, era una squadra che poteva lottare per vincere il campionato, per fare i playoff, ora è 22 punti dietro la Fermana. Girone di ritorno pessimo, una sola vittoria, il bilancio di Favo di una vittoria e di 4 sconfitte, non c'è stato il cambio di passo, è una squadra che è letteralmente implosa. E di fronte a tutto questo, la gara con la Fermana, Bolami si è lamentato dell'arbitraggio. Oggi ha detto che non si è mai lamentato dell'arbitraggio, ma se riprendiamo l'intervista dopo la partita con la Fermana, si è lamentato fortemente dell'arbitraggio. Oggi lo stesso, ma è un po' un voler nascondere quelli che sono i reali problemi. Poi dopo lui nel corso dell'intervista ha detto sì, sono arrabbiato anche con la mia squadra. No, dovrebbe essere prima di tutto arrabbiato con la sua squadra e poi magari contestare l'arbitraggio, perché oggi con Romagna Centro è andata sotto la Vastese, che è una squadra molto forte sulla carta, poi aveva rimontato, alla fine stava venendo fuori un 1-1 che non avrebbe accontentato, che non avrebbe cambiato la classifica della Vastese, e poi quell'errore arbitrale ha dato la sconfitta. L'errore c'è a nostro avviso, ma c'è soprattutto una gestione da parte della Vastese, che è una gestione che sicuramente non può soddisfare, e penso che il principale responsabile debba essere proprio chi ne è a capo. Assolutamente, analisi lucida quella del nostro Andrea Costantini. Noi siamo aspettati. E chiudo, se la squadra è una squadra attrezzata, e lo riconosce anche il presidente, anche i tifosi lo sanno, se c'è stato anche un cambio in panchina, però la squadra continua a non fare risultato, perché, cioè, ci saranno delle responsabilità. Allora non era colpa di Colavitto,
E forse è proprio per questo che i tifosi sono un po' arrabbiati per le recenti prestazioni. Certo, sicuramente i giocatori ci stanno mettendo del loro, però probabilmente anche dal punto di vista della società qualcosa in più si poteva fare nello stimolare questo gruppo. Andrea, in attesa che arrivino le immagini di Teramo Gubbio, con cui chiuderemo questa trasmissione, visto che insomma non vi possiamo, non è che non vi vogliamo, non vi possiamo proporre le parole di Ugolotti perché il Teramo è in silenzio stampa ufficialmente. Allora torniamo a Teramo da Ania Cantagalli. Ania, a compendio di questa serata, di questa scorpacciata per il Teramo, che cosa possiamo dire? Tutto tranquillo, insomma, sì. Sì, al momento almeno sì, possiamo dire che l'uscita dai tifosi dallo stadio è stata regolare, non ci sono state contestazioni di sorta come in passato, contestazione che poteva essere originata dal mancato saluto, ricordiamo, della squadra a fine gara ai tifosi della curva, perché il Teramo ha salutato solo i tifosi di tribuna e poi si è diretta verso gli spogliatoi. Da notare una nota di colore che abbiamo appreso, ovvero un appuntamento a cena di tutta la squadra del Teramo a casa del patron Luciano Campitelli, cena che quindi si terrà questa sera, non solo per immagino festeggiare la vittoria di oggi sul Gubbio, ma anche per compattare un po' l'ambiente squadra e società in vista degli ultimi 8 impegni stagionali. Questa è una nota di colore simpatica al termine comunque di una 2 giorni vissuta qui a Teramo abbastanza movimentata, ecco. Perfetto, grazie Ania di averci raccontato questo 6-0. Tra un po' vedremo anche le immagini. A proposito, prima ci chiedevano, direttore, di questo derby che è vero ci sarà tra 2 settimane, ma che ovviamente già inizia a respirarsi sia da Vezzano, immagino, e anche all'Aquila, non fosse altro perché comunque è una partita molto sentita. Ci dicevano di giocarlo a porte chiuse, ma mi sembra veramente di rovinare uno spettacolo. Speriamo sia uno spettacolo. È una partita che magari Avezzano aspetta da tantissimo tempo, perciò penso che sia giusto farla a porta aperta, che magari è anche che ci sia un grande afflusso di gente, anche perché è una partita importante, sentitissima dalle due città, e noi ce la metteremo tutta quanta per regalare magari una soddisfazione in questa annata difficile sotto tanti aspetti magari ai nostri tifosi. Vediamo il prossimo turno dei gironi F e G. Agnolese Castelfidardo, Alfonsine San Nicolò, Campobasso Fermana, Jesina Vastese, Pinetto San Marino, Recanatese Matelica, San Maurese Civitanovese, Vispesaro Monticelli. Vediamo anche il girone G. Arzachena Città di Castello, Poligno Torres, che però non si giocherà, saranno 3 punti già per la Torres. L'Aquila contro l'Alba Longa, Latte Dolce Sassari contro il San Teodoro, Lanusei, Vivi Alto Tevere, Sansepolcro, Monterosi Nuorese, Ostiamare Flaminia, Rieti Avezzano, Sporting Trestina contro il Muravera. Delle prime tre, Rieti Arzachena, in ordine di classifica, e Monterosi, l'impegno più scivoloso ce l'hai Rieti? Noi speriamo, noi ce la metteremo tutta, faremo la nostra partita, speriamo magari, come abbiamo sempre fatto, di andarcela a giocare a viso aperto. Vediamo poi, siamo consci della forza del Rieti, anche perché è prima per merito, perciò. Però ripeto, noi le migliori partite le abbiamo fatte con le prime della classe e proveremo a fare anche così domenica. Grazie a Stefano De Angelis per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo direttore. Grazie Crepi. Anche per il proseguo del campionato, grazie ad Andrea Costantini in redazione. Non so Andrea se sono pronte le immagini. Se aspettiamo 60 secondi avremo gli aiuti. E allora ti chiedo, che cosa ne pensi di questo 6-0? Penso che intanto è salutare, sicuramente la squadra ha risposto sul campo a una settimana problematica, ricca di tensioni. Il Gubbio evidentemente porta bene, poi ci sono questi tabù al contrario, cioè hai difficoltà con le altre, col Gubbio 5 gol all'andata, 6 al ritorno. Ecco, siccome si parlava di Jefferson, evidentemente per fare gol al Gubbio non serviva e non serve Jefferson, visto che si è tanto parlato, no, della partita d'andata, Jefferson c'era, ora non c'è, e hanno segnato i difensori, gli attaccanti hanno segnato tutti. È una vittoria importante perché fa morale, permette di
dovrebbe permettere di compattarsi di più. Ora c'è uno scontro diretto. Se vediamo la classifica, è importante perché il Teramo si è avvicinato al Modena, che sembrava stesse il Modena è lì. Comunque la situazione si è più ricompattata e soprattutto c'è questo più 3 sull'Ancona, che oggi ha perso in casa contro il Pordenone. Ancona su cui insomma ci sono le ombre di una futura penalizzazione. È chiaro che non basta, ora c'è uno scontro diretto a Mantova, la prossima giornata sarà particolarmente importante, però devo dire che è una vittoria salutare. Sono pronte le immagini, allora le vediamo insieme, le commentiamo man mano che le vediamo, rientrando in studio, Maurizio. Ecco qui, ora ci sono. Ora ci sono, allora ci vediamo questo 6-0 del Teramo sul Gubbio, peraltro modulo un po' rivoluzionato, 4-2-3-1 con Ilari e Amadio in mezzo, con Tempesti, Spighetti, Paolo Antonio alle spalle di Sansovini, modulo a 4 dietro con Sales preferito ad Imparato, a sinistra Carcalis, Caidi e Speranza. Qui siamo subito al primo gol, calcio di punizione di Paolo Antonio, testa di Tempesti, risponde Volpe ma non può fare nulla sul tapino vincente di Caidi, che non è uno che segna tantissimo, ma d'altronde fa il difensore centrale, però stasera invece fa 2 gol. Questo è un, siamo al 19esimo, lancio di Amadio per Sansovini, prova il diagonale destro, strozza troppo il pallone, ma come vedete c'è la supremazia del Teramo con Di Paolo Antonio per Tempesti, che vince una specie di rimpallo. Avesse fatto questo gol sarebbe venuto giù lo stadio, sarebbe stato il gollonzo dell'anno. Il Gubbio prova a farsi vedere al 24esimo con questa conclusione parata dall'ex Narciso, e qui siamo al calcio di rigore. Spighi va via, affrontato in area di rigore in maniera direi abbastanza clamorosa, irregolare, e dunque c'è il calcio di rigore, il numero 11 che adesso mi sfugge chi sia, gli taglia la Zanchi. Strada, calcio di rigore, se ne incarica Zanchi. Come Andrea? Dovrebbe essere stato Zanchi. Zanchi, se ne incarica Sansovini, spiazza il portiere del Gubbio senza problemi per il gol del 2-0, siamo al 26esimo e dunque partita già in discesa per la formazione biancorossa, che potrebbe triplicare subito perché Zanchi fa un altro pasticcio, la dà all'indietro, però sbraccia, strattona, non lo so, ancora Spighi, prende il secondo giallo, quindi è calcio di rigore ed espulsione, la rivediamo. Secondo me è un po' esagerata questa come decisione, nel senso che il rigore, lui è in netto anticipo. Vabbè, comunque Sansovini va dal dischetto, stavolta il portiere intuisce e para. Il punteggio rimane sul 2-0, ma solo per pochissimo. Perché? Perché praticamente si va dalla bandierina di Paolo Antonio, colpo dentro e tocco di piatto destro ancora di Caidi, doppietta personale. Chissà se Caidi l'ha mai segnato una doppietta, forse no, in carriera, e batte ancora una volta Volpe, bello l'impatto, un po' in ritardo la difesa del Gubbio, gol del 3-0. Tempesti con il sinistro di poco fuori, siamo nella ripresa qui, Di Paolo Antonio, cross di destro sul secondo palo e guardate che razza di pasticcio che rischiano di combinare i difensori del Gubbio con Volpe che si salva. 50esimo, Amadio per Di Paolo Antonio, Sansovini, palo esterno, pallone fuori, ma praticamente c'è solo il Teramo in campo. Tempesti entra in area di rigore, prova un tunnel, arriva Di Paolo Antonio, gran destro sul secondo palo, pallone a giro, 4-0, torna il gol Alessandro Di Paolo Antonio. Vedete il pallone che non passa di Tempesti, ma lo raccoglie di prima intenzione proprio Alessandro Di Paolo Antonio per il gol del 4-0 del poker. Non è finita perché il diavolo continua a spingere con il pallone dentro per Tempesti, colpo di testa, nulla da fare, ancora l'ex tutto cuoio a cui viene chiusa la strada dal portiere del Gubbio, e siamo al 63esimo, altro calcio d'angolo, stavolta è Ivan Speranza, dunque praticamente a segno la coppia centrale del Teramo, 2 gol Caidi e 1 Speranza, a mettere in rete sull'uscita direi rivedibile da parte dell'estremo difensore del Gubbio, che si fa vedere,
con queste due conclusioni su cui c'è la chiusura della difesa del Teramo, che poi cala la sestina vincente con questa occasione sciupata da Baccolo. Intanto è entrato anche Baccolo, ma è entrato anche Barbuti, e questo è l'autogol di Marini. Intanto c'è il vantaggio della Roma sul Sassuolo, che consegna e di fatto chiude la partita 6-0 per anticipare proprio Baccolo. Marini infila la propria porta. Qui siamo ancora con alcune immagini con Barbuti che cerca il gol personale, pallone alto, ma partita che ha più nulla da dire. Volpe su Barbuti e poi Carraro alza troppo la mira di testa, ma praticamente avrà creato, come tutto il campionato il Teramo, avrà fatto le stesse azioni che ha fatto in un campionato intero, le ha fatte in una sera, e ci metto pure la gara di andata con il Gubbio, finisce qua senza neanche il recupero. 6-0 del Teramo sul Gubbio. Di nuovo grazie, di nuovo grazie a voi. In bocca al lupo a Stefano De Angelis, grazie direttore per essere stato in nostra compagnia, grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a Silvia Gentile alle camere, grazie anche a tutti quelli che si sono alternati sui vari campi, a Gaetano Terio e Paolo Rezzetti che sono appena atterrati all'aeroporto di Pescara, bentornati nella nostra regione dopo la trasferta amara di Bergamo. Claudio Di Giacomo e Ania Cantagalli a Teramo per Teramo Gubbio. È tutto per questa sera, noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 19.30 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Domani sera non perdete Replay con Enrico Rocchi, martedì sera Pro Teramo per parlare della situazione in casa biancorossa, giovedì il quarto appuntamento con Velo e si parlerà della Milano-Sanremo. Tutto fino a portarci a domenica prossima, quando saremo di nuovo insieme. Buona serata.